allora dovremmo essere quasi arrivati. Sì, noi ci siamo fermati un attimo a fare un istante di pausa perché mi sono accorta che... aspetta, dove sono le scale? No, 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 aspetta, perché scripto qua mi frega. Facciamolo mettere bene. Non che poi non riesco... Ah, aspetta, aspetta, si sta grattando Pipi. Pipi, se mi fai questa cosa mentre sto prendendo il plesio è finita. Ok. Cioè, oltre a stare attenta agli animali su Ark, ora devo stare attenta pure alle bestie qui alla mia scrivania. Non mi sembra una cosa normale, però vabbè. Dicevo, ci siamo fermati un attimo perché mi sono accorta che di nuovo mi è sparito lo scarabeo. E io l'ho messa la gabbia, ci ho messo lo scarabeo dentro la gabbia come voi mi avete consigliato. Ma lo scarabeo è uscito lo stesso. Com'è possibile questa cosa? Cioè, qualcuno mi spieghi com'è possibile che lo scarabeo riesca ad uscire da uno spazio totalmente chiuso. Va bene. Ark e la fisica. Allora, direi che lasciamo un attimo qua. Sì, qua. Lasciamo un attimo il Quetzal qui. Tu stai fermo, Cinci, aspetta. Ok. E noi ci facciamo un attimo un giretto perché voglio vedere una zona decente dove, da dove poter partire. Cioè, nel senso, dove poterci fermare un attimino e poi partire per il largo. Ma mi sa che ci siamo già. Ma guarda questo Lizzictis! No, ho detto che non commento. Basta, io non commento più. Non commento più. Semplicemente dirò: guarda questo Lizzictis. E basta. Non dirò nient'altro. Cioè, tu ti sei messo in tipo... quanti sono? 10 cm d'acqua? Vabbè. Se questo è normale. E là c'è uno squalo. E quello è uno squalo che si è... ah no no, ok, si è liberato. Che bei versi che fa questa bestiolina. Ciao, se tu resti qua e trovo il plesio tipo lì davanti, sarebbe una cosa bellissima. Così abbiamo la prime fish a portata di mano. Ma quasi quasi ti dirò, il Quetzal io lo mollo là dove l'abbiamo lasciato e proverei a buttarmi da qui. Ah, quante frecce abbiamo? 122? No, ne vado a prendere altre, tanto sono tutte sul Quetzal. Allora, facciamo una cosa. Avviciniamo comunque qui il cucciolo. E poi vediamo di tuffarci. Sì, direi che abbiamo un bel po' di scorte. E dai, 225 frecce. Io mi auguro che bastino. Perché ho una finestra nell'inventario. Vabbè, dettagli. E una pietra. No, vabbè, la pietra magari non la mettiamo qua. Ma guarda che bell'isolotto che c'è laggiù. Ma potremmo partire da lì. Ma assolutamente sì, Quetzal. Ma perché? Ci è voluta l'eternità per arrivare fin qua, ora per raggiungere quell'isolotto che è così vicino, altri 3 miliardi di anni. Ma guarda dove è rimasto! Ma seguimi! Tra l'altro vorrei far notare come Ginetto è seduto in maniera molto comoda su Crypto con le pinne. Allora, Ginetto ci sta morendo congelato, però noi siamo arrivati finalmente all'isolotto. Direi che ci fermiamo qui, che ora non vorrei parlare troppo presto, ma sinceramente sta zona mi sembra molto carina per fare una base. Ma molto carina, guarda che... dai, ma è molto 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 carina. Se non l'avessi già detto, è molto carina questa zona. E comunque, Ginetto ci sta morendo di freddo. Si sta facendo notte. Il Quetzal non ci segue. Io ho la testa del cane che mi blocca il braccio sinistro, che è il braccio che utilizzo per cliccare i pulsanti sulla tastiera. Quindi direi che possiamo momentaneamente fermarci qua. Ci beviamo un caffè, aspettiamo che faccia giorno e poi partiamo e ci immergiamo. Sì, guarda, io ti faccio entrare a casa, Ginetto. Dammi un secondo. Allora, ci mettiamo un pochino in alto, perché questa, non so, in teoria dovrebbe essere zona Tilacoleo solitamente, quando ci sono questi alberi, però forse su Crystal no. E niente, aspettiamo che si faccia mattina. Ah, benissimo, allora Ginetto ci sta ancora morendo di freddo, ma c'ha anche ragione perché è mezzo ignudo, però intanto è mattinino. E perché non riusciamo mai a passare in maniera tranquilla da ste scale? Devo aver messo male qualcosa, ogni tanto ci blocchiamo. Ad ogni modo, nonostante Ginetto ci stia morendo di freddo, direi che possiamo partire e andare a caccia di plesio. Ah, io c'ho freddo anche qui, nella vita vera, quindi l'idea di far tuffare in acqua Ginetto non è che mi sconfinferi molto. Ok, là vedo già piragna, perfetto. Magari partiamo da quella sponda là, così.
così tanto per. Ah, salve, scusi, scusi, non mi ero accorto che c'era lei, scusi, scusi. Aspetti, 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 vediamo un secondo, mi faccia girare almeno. Simo, non mi spingere in acqua. Simo, non mi spingere in acqua. Ok, bene, ora direi che la zona è tranquilla. Possiamo mettere Crypto nella sfera poké. Mamma mia, come non mi piace questa cosa. Pronti all'immersione, ma quanto mi fa, mi mette ansia andare sott'acqua su Ark. Ma l'acqua diventerà mai profonda? Cioè mi sto allontanando un po' dalla riva e continuiamo a toccare. Ok, niente, stavo scherzando. Vai, vieni a me. Perfetto. Iniziamo ad andare a caccia del plesio e sarà molto divertente. Non si vede una cipalippa. Che ansia. No, le anguille no, le anguille no. No, 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 le anguille no. Ah, le mante no, le mante no. Vorrei un plesio e vorrei anche... Ma guarda l'anguilla come mi sta seguendo. No, ma smettila, no. Ma mi deve dare la scossa a tutti i costi sta bestiaccia. Guardala! Ci ha puntato tantissimo! Ma io quasi quasi, più che... Cos'è quello? Ah, sei uno squalo, cioè sei un megalodonte. No, no, niente, pensavo fossi qualcosa di molto più brutto. Ma tipo quelle sfere... sottomarine... dove c'è aria... E noi ci potevamo nascondere come c'erano su Dissenter. Qua non ci sono, vero? Mi sa che purtroppo no. Mi sa che purtroppo... cos'è? Ah no, non è un plesio quello. Che bestia sei? Ah, aspetta, lo conosco? Però non lo voglio prendere. Lo conosco ma non lo voglio assolutissimamente prendere ora. Non mi ricordo bene cosa. Mi fa sembrare che questo tipo ti aiuta a trovare i tesori su Ark? Può essere? Oddio, non mi ricordo in realtà bene. Il Dunkleosteus, no, non ci interessa. Dai, un plesio da prendere così, veloce, rapidi, così usciamo in fretta da queste acque infernali. Poi, per carità, sono anche bellini in realtà i fondali su Ark. Cioè, guarda lì che meraviglia, tutte quelle lucine. Aspetta che ogni tanto controllo che non mi attacchi qualcuno alle spalle. Sono anche carini in realtà. Però sai che dietro ogni alga si nasconde una possibile morte cruenta. Guarda che arriva di nuovo un'altra anguilla di quelle elettriche. Ah, no, 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 no. Non mi dare la scossa, non mi dare la scossa. Ti prego, ti prego, ti prego. Una cosa che non sopporto. Dai, lasciami quietare. Fammi cercare il plesio in santa pace. Ti prego. Mi sta ancora seguendo. No, perché poi si impuntano male. Ciao ittiosauri, voi siete pucciosi e carini. Sì, però togliti da davanti alla mia faccia. Scusa, non volevo in realtà mozzicarti, è stato istintivo, perdonami. Ma scusa, lo squalo ha sempre avuto l'attacco da sanguinamento? Io non me lo ricordo. Ciao delfini, ciao, ciao. Mi sento un po' circondato, buongiorno. Sì, siete molto carini però. Mi sento un po' osservato in questo momento, un po' seguito. Io continuo ad alzare il livello della vita al megalodonte, ma forse è il caso che mi fermi. Tipo siamo a metà e dobbiamo affrontare bestie brutte. Non è il caso di iniziare con la vita già a metà. Cos'è? No, megalodonte. Anzi, Cici, vieni qua, dammi pappa. Crypto nella sfera poké nell'inventario. Cioè tipo se ci moriamo qua sotto, e poi come vengo a recuperarlo, poverino? No, vabbè dai, cerchiamo di pensare positivo. Facciamo che non muore nessuno qui, dai. Ah! No, 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 no! No, 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 no,
cosa, Pippi, non ti volevo far spaventare. Scusa, sei buona, tutto bene, tutto bene. Ti hanno solo dato una leggerissima scossa, porta pazienza, dai, tranquilla, sto bene. E poverina, mi ha sentito urlare, si è un po' allarmata. Ma sarà il caso che te ne vai a cuccia invece di starmi in braccio? Ti faccio venire un infarto ogni 3 secondi adesso. Noi stiamo girando da 30 miliardi di anni e il plesio io non l'ho trovato. Ah, però ci sono sempre anguille da tutte le parti, che pita. Plesio! Plesio! Ma stai scherzando? 2 plesio! Aspetta, lì ci sono anguille. Lì c'è qualcosa che ci sta venendo incontro. Lì ci sono plesio, fatemi vedere il livello del plesio. Aspetta, veloce. Dov'è? Un 127! Ma stai scherzando? Aspetta, sto guardando se roba mi viene addosso. Mi sta venendo incontro un plesio. Buongiorno. Lei è il 127, scusi, mi allontano. Scusi, mi scusi, non volevo disturbarla. Aspetti, mi allontano. Allora, in teoria, se vado verso l'alto, lui non dovrebbe seguirmi troppo, giusto? Dov'è? Se mi sta seguendo? Mi sta seguendo? Ma questo è ghiaccio? No, scusa, ma questo è ghiaccio? Ma quanto ci siamo allontanati da dove abbiamo mollato il Quasar? Ah, ci sta seguendo ancora, aspetta. Ok, non ci segue più. Oh, un 127. No, vabbè, ma io voglio il 127, scusami. E lì c'è un'altra bestia brutta. Ma io non posso sparare da qua, vero? Da sopra il... No. Oh, Cribbio, a questa cosa non avevo pensato, vedi? Noi non possiamo sparare da qui sopra, dannazione! E sa che faccio? Faccio così e faccio così. Non mi sembra una buona idea. Ah! Scosse! No, chi mi scossa? Non scossatemi, per favore, è una cosa terribile. Mi dà troppo fastidio quando mi scossano. Dai, ho appena trovato un plesio. Sì, ma siamo super lontani da casa. Cioè, siamo sui ghiacci. Io dove Cribbio l'ho lasciato il... Sì, non arreniamoci. Ma mi hanno seguito davvero fino qui. Ma mi hanno seguito sopra il ghiaccio, sopra la lastra di ghiaccio. Io non ho parole. Però non vale l'attacco a distanza, maledetta. Oh, e ci muori, almeno una ci muore. Ah, no, fatemi andare via. No, basta! Ma c'è pieno! Ma perché mi danno tutti la scossa? Mi vogliono tutti così male. No, io torno a prendermi la rana. Cioè, sarà una follia, ma io torno a prendermi la rana. Ma stai scherzando? Va bene, allora, quantomeno abbiamo trovato il plesio, in teoria. Dovrebbe essere qui sotto. Siamo veramente tanto, tanto lontani da casa, noi. Ah, no, vabbè, ma c'è pieno di roba che mi dà scossa. Dai, ma no. Ma dai, ma è pieno, ma basta. Allora, mi sono rotta molto, molto le scatole. C'ho il megalodonte che è più morto che vivo. Ti prego, entra nella sfera poche, cicci. Veloce, prima che tornino quelle a darci la caccia e le scosse. Molto bene. Ora, togliti tutto, Ginetto. Porta pazienza, ci muori di freddo. Non me ne frega una cippa. Penso che sia per di là. Abbiamo lasciato il nostro... Sì. Per di là, benissimo. Io adesso torno sul Quetzal, mi prendo il nostro rospino, che comunque è molto veloce. Non mi interessa se è molto debole, però è molto veloce. E adesso cerco di prendere i plesio che sono qua sotto. Almeno un plesio lo devo prendere. Col rospino è una follia. È pura follia, ma non mi interessa.
Allora, per me sono passati pochi istanti, per me invece sono passate tante, tante ore per me e Ginetto, perché con lo squalo ci siamo resi conto che assolutissimamente no, non è fattibile prendere il plesio, inoltre non riuscivamo a bloccarlo da nessuna parte, non c'era... Però vabbè, a parte tutto, in tutto sto macello, mentre giravamo con il rospino in cerca di plesio senza farci ammazzare dalle cacchio di anguille che ci danno la scossa, abbiamo trovato questa grotta. Guarda quanto è bellina questa grotta. Tutta luminosa, peraltro, quindi è fantastica. E in tutte queste ore trascorse, noi ci siamo messi a costruire una trappola per il plesio. Perché, allora, l'ingresso è decisamente troppo grande, quindi il plesio ci passa, secondo me, tranquillamente. Abbiamo quindi costruito due portoni giganteschi e io vorrei cercare di intrappolare il plesio tra un portone e l'altro, così poi, tipo, non riesce a scappare. Giusto? Lo vedo come un piano suicida in realtà. Ma è talmente folle che potrebbe funzionare. Allora, aspetta, intanto facciamo mangiare Ginetto che ci sta morendo di fame, di freddo, di tutto. Aspetta, Ginetto, sì, mangia, mangia, non rompere l'anima. Nel frattempo ci siamo andati anche a riparare la tutina subacquea, abbiamo fatto rifornimento di tutto. Aspetta che mi accorgo ora che non abbiamo messo... Eccoli, non abbiamo armato le balestre, ora sono armate, quindi ora noi ce ne andiamo a caccia del plesio, lo tiriamo fino a qui, sperando che io mi ricordi dove sia qui, e poi vediamo come va la faccenda. Il problema è che appunto c'è pieno di anguille che danno la scossa, io non le sopporto, le odio moltissimo. Cosa? Cosa? Sento versi, vedo roba, no, ormai c'ho le allucinazioni. Allora, il plesio dovrebbe essere qui da qualche parte, tipo qua davanti. L'ultima volta l'ho visto qui intorno. La grotta è lì, cioè mi devo ricordare dov'è l'acribio di grotta. Che l'ho trovata per puro caso. E tu, voi direte, ma cioè potevi andare a controllare, prendere le coordinate, vedere dov'era. Ci avete anche ragione, beh, però non ci ho pensato prima. Siamo un po' gnubi io e Ginetto. Poi non so perché, ma oggi non si vede veramente una cippa sott'acqua. Scusa, ma che ore sono? Sono le 3 del pomeriggio. Dovrebbe esserci luce, invece non si vede una cippa. Plesio, dai, non fatemi andare a casino a cercarvi, per cortesia. Peraltro, dove sono finite tutte le bestie? Cioè, non c'è anima viva. La cosa mi fa strano. Ho sentito un brutto rumore. Ho sentito un brutto rumore! Ci sono i plesio! Ci sono i plesio! Sono due! No, io non ne volevo due, me ne serviva uno. Aspetta. Rospino, puoi andare più veloce? Rospino, puoi andare più veloce? Ah sì, giusto per aggiornarvi, non ho più il cane in braccio. No, perché era impensabile riuscire a prendere il plesio col cane che sclerava ogni volta che io urlavo. Mi stanno seguendo? Sì, mi stanno decisamente seguendo. Io non so di che livello sono. Ce n'era uno 127? Mi sembra 127, ma non sono sicura e non voglio controllare. No, ma no, no, ma ce n'è un altro! Ma quanti sono? Mio Dio! Cioè, ma siamo passati da... Non c'è nessuna creatura sott'acqua. Siamo circondati dai plesio. Dov'è la grotta? Laggiù è la grotta. Sì, ma io non posso chiuderli tutti là dentro. Scusate, come faccio? Cioè, non c'è fisicamente spazio per 3 plesio nella trappola che ho preparato. Aiuto! Vabbè. Vabbè, ma guarda lì, tre, va bene, 3, ok, non c'è 2 senza 3, ok. Non riuscirò mai a prenderli tutti, non penso neanche di avere abbastanza frecce per prenderli tutti. E ripeto, non c'è abbastanza spazio qua per 3 plesio. Vabbè, allora, intanto facciamo ci seguire qua dentro. Buongiorno, mi seguite? Salve. Cucù, c'è nessuno? No? Non mi seguono, non mi seguono, no, hanno fiutato l'odore di trappola. Ragazzi, dove siete? Non mi spuntate all'improvviso, per favore, che mi viene un infarto. Sono deboli di cuore oggi, non è il caso. Allora, lì, ok. Aspetta. Così riesco anche a vedere i livelli, forse. Mi fa vedere un 87, ok, aspetta che... No, si stanno avvicinando, Un 83, ok. No. L'altro non mi interessa, Ho deciso che l'altro non mi interessa. Ma quello mi sa che è il 127, che è quello che volevo io. Buongiorno, salve. Salve anche a voi, sì. Che casino che fanno sott'acqua, com'è inquietante. Ma ragazzi, mi dovete seguire. È una trappola, dovete seguirmi, altrimenti non ha senso, scusate. Ma stai scherzando? Cioè, hanno fiutato la trappola e non mi seguono? Scusi. No, aspetta che ce n'è uno qua sotto sicuro. Mi prende alla sprovvista, dov'è? Ah, è lì, salve.
Salve, lei può venire per di qua? Buongiorno! Che ansia! Salve, no! Allora, se io gli sparo, in teoria lui si arrabbia. Aspetta che mi arrivano gli altri, no? Ok. Cici, ciao. Aspetta, potresti... Tipo... No. Ah, sì, sì, l'ho preso. Ok, ora sei arrabbiato? No. Li vedo molto confusi, questi plesiosauri, oggi. E poi, ripeto, non erano tre prima. Ce n'era solo uno, mi sembra. Ma guardali. Ragazzi, state scherzando, mi prendete in giro? Cioè, io ho fatto un macello per prepararvi la trappola e voi ve ne state lì fermi? Scusi? Ah, no, niente. Loro stanno lì. Quello si è incastrato male nella roccia. Questo fa finta di niente. Dice, se non lo vedo è come se non esistesse. Scusi. Salve. Lei è molto carino messo lì così, però dovrebbe entrare nella grotta con me. Aspetta, entra l'altro. Ma non è che non possono entrare nelle grotte? No, ma non ci credo. Sì che possono entrare nelle grotte. Ciao. Ciao, bel musino. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Erano due. Salve. Buongiorno, ok. Aia. Aspetta, proviamo ad andare un po' più piano. L'ansia è molta. No, io non ci credo che mi sta seguendo. No, tizi, cioè ho fatto un macello per preparare la trappola. Voi ora venite con me. Dov'è? Laggiù. No. Cici, ciao. Ciao, buongiorno. Dovete seguirmi. Forse la faccenda non è chiara, aspetta. Ve lo rispiego un po' meglio. Avvicinati, ok, bravo. Un po' più in qua. No, ma non ci credo. Cioè, io ho fatto un macello per costruire quella roba. E ora loro non mi seguono. Perché fuggono? Cioè, ma è troppo in alto la grotta, è troppo vicino alla superficie. Vabbè, ragazzi, ma siete grandi e grossi, dai. Fatevene una ragione, su. Vieni, ok, aspetta, ci siamo quasi. No, vieni, seguimi ancora, ti prego. Ho fatto un macello per costruire quella cacchio di trappola. No, dai, io non ci credo che non mi seguono nella grotta. Sono sconvolta. Sconvolta, scioccata, amareggiata. E quindi? Ah, niente, li devo inseguire così in mare aperto. Ma era proprio quello che volevo evitare. Ciao, no, vieni per di qua, ti prego. Aspetta, uno è salito vicino alla grotta. Sono qui, ti prego. Dai, bravo, cucciolo, bravo. Bravo, così ti voglio. Così ti voglio. Aiuto. Ok, uno, ci entri? No, non ci entra. Perché non ci entra? Perché non entra nella grotta? Guarda che ci entri, te lo giuro. Ti giuro che ci passi, Cici, ti giuro che ci passi. Fai il giro. No, ha deciso di no. Deve esserci qualcosa di molto interessante dentro quella roccia, perché questo si è incantato qua e non si muove. Non so neanche quale, che livello sia, però erano tutti di livello abbastanza altino. Aspetta che ne arriva un altro. Ah, questo si fa forte della presenza dell'altro. Aspetta. Vi prego, dai, seguitemi, che ho fatto un macello per costruire tutta quella roba. Ci ho messo un sacco di tempo. Non ditemi che è stato tempo sprecato, dai. Come sono interessanti queste rocce, mamma mia. Guarda che belline che sono. Ma Cici, guarda, se sei bloccato lì così a me va anche bene. Dov'è l'altro? È là sotto. Mi scoccia un pochino perché avevo preparato una trappola. Nel senso, mi sembrava carino che voi la usaste. Cioè, anche solo per educazione. Niente, quello rimane lì bloccato. Ok, va bene, non importa, mi accontento. Ma non è che
che è già addormentato. No, non è addormentato. Si muove troppo per essere addormentato. Aspetta. Ciao. Un dardino anche a te. Che male non fa. Ah, si è schiudato. No, dai, ci sei quasi. Seguimi. Ma guarda che fifoni che sono. Cioè, grandi, grossi e avvelenati. Ma ti sembra? Sono abbastanza arrabbiata però io che il Plesio non mi segue nella grotta. Sono molto molto arrabbiata, molto amareggiata. E non sono neanche tanto convinta di voler prendere questo. Mi sembra abbastanza rinco. Cioè, guarda la furbizia. Guarda che si impianta lì. Tutti e due. Ragazzi, ma non siete furbi. Cioè, non tiratevela troppo. Non è una cosa furba da fare, piantarsi contro con la testa dentro una roccia. Allora, io sto sparando a questo, ma ogni tanto devo controllare quello perché vedo che mi gira attorno. Un po' tipo squalo più che tipo Plesio. Dove vai? Ah, adesso sali. Adesso sale quello. Dai, guarda che ci sei quasi. Guarda, è qua vicino, la grotta è qua vicino. Aspetta, mi segue, cici. Dai, che ce la facciamo, vieni qua. Mi sta seguendo, mi sta seguendo, aspetta, mi sta seguendo. Ti prego, dimmi che ti sei incastrato lì. Oh, bravo Lillo, alleluia. Uno coraggioso che finalmente mi ha seguito nella grotta. Ti ammiro tantissimo, non so se sei lo stesso scemo di prima che si è infilato con la testa nella roccia, ma non importa. Ora, io però vorrei riuscire a passare e andare a chiudergli il portone là dietro. Aspetta, ok, veloci, portone chiuditi. Ok, lui rimane, si è bloccato, è tipo molto bloccato, io sono tipo molto felice. Ah, perfetto, ce l'abbiamo, ora non può scappare. Cioè, ora è incastrato tra le due, ci va tanto bene adesso. Meno male che uno ci ha seguito, almeno uno. Cos'erano? 2,83, giusto? Sì, perché era la sagra dell'83, ok, perfetto. Almeno uno siamo riusciti a portarlo nella trappola. No, ci sarei rimasta troppo male se non ci fossimo riusciti. Cioè, tutto il lavoro per niente. Peta che arriva. Ci arrivi con la testolina fino qua? No, non ci arriva. Non ci arriva con quel faccino sbaciucchino fino qui. Ciao, bellissimo. Mamma mia, quanto è brutto. Però sapere che non salgono molto volentieri fino all'ingresso di questa grotta mi dà un certo senso di sicurezza. Cioè, ora mi sento abbastanza baldanzosa, ecco. E comunque rospino tutta la vita. Cioè, rospino si è beccato un paio di mozzichi, ma non gliene è fregata una cippa. È inutile che te la prendi con le mie porte, non puoi uscire. Va bene, non importa. Non importa, era prevedibile che mi si sarebbe rotta una balestra. Infatti noi ne abbiamo altre. Dove... signor Plesio? No, ah, sei qua sopra. No, ma non puoi uscire. Cici, no, non puoi uscire. Aspetta. Ciao, no, non puoi uscire. Stai fermo, però che non riesco a spararti. Oh, santa pazienza. Per un attimo ho pensato che fosse riuscito a passare e non avrei saputo da che lato, perché era impossibile che riuscisse a passare per di qua. Sei un 83 almeno. Cioè, tipo, non è che adesso controlliamo il livello ed è livello 3. Ma perché tutto sto casino per un livello 3, sinceramente. Cioè, disinstallo Ark e non ci vediamo mai più. Cioè, ore per prendere sta bestia. Vedi di valerne la pena, quantomeno. Ma guardalo che sparisce qua sopra. Maledetto. Aspetta, c'è svenuto? E noi siamo affamati, dimmi che ci sei svenuto. Sì, c'è svenuto. Allora, aspetta che facciamo mangiare Ginetto. Vai in superficie, veloce. Mi devo segnare l'ingresso di questa grotta, perché può essere molto molto utile per prendere un altro Plesio. Oh, finalmente c'è svenuto, alleluia. Sono voluti 3000 anni solo per riuscire a farlo entrare qui. Allora, Cici, tu che livello mi sei? 1,83 femminuccia. Oh, ciao piccola femminuccia. Allora, aspetta. Ti diamo un po' di narco. E dov'è il mio rospino? Ciao rospino.
Mi dai poco poco pesce? Giusto un pochinoino. Oh, finalmente, finalmente. Ma dimmi te che non entravano nella grotta. Cioè, 3 milioni di anni per riuscire a trovare la grotta, 3 miliardi di anni per riuscire a costruire il tutto, perché... Aspetta, non ci capisco la mazza. Perché ci vogliono un botto di pietre per fare sti cavolo di portoni. E poi un altro centinaio di migliaia di anni per riuscire a farli entrare qua dentro. Perfetto, è stato molto rapido e indolore, sì sì. E vabbè, niente, adesso stiamo qua e aspettiamo. Cosa sei? 41 livelli ci sale. Ma sarà il caso di andare a prendergli un po' di prime fish? Al 2, siamo al 4%. Siamo al 4%. Io non lo so, c'ho paura da uscire da qui, sinceramente. Perché, ripeto, ci sono le cose che mi danno la scossa. Invece in questa grotta ho visto che non ce n'è. Cioè, mi sono fatta un giretto prima, mi ci sono anche persa dentro. Però non ci sono bestie brutte qua dentro. Cioè, forse un paio di meduse abbiamo visto, ma cioè, nel senso, poca roba. E boh, non lo so, poi fammi vedere, è ancora buio, vero? No, è ancora troppo buio. Aspettiamo il giorno e poi semmai proviamo ad andargli a prendere altra pappa. Anche perché il pesce che abbiamo non basta. E qua dentro, ripeto, pesce non ce n'è. Cioè, non è che non ci sono bestie brutte, non ci sono bestie, punto. C'è il nulla totale in questa grotta. Però è bella luminosa, ma guarda che carina, è bellissima. Yeah, ci sono voluti 30 milioni di anni in più rispetto a quello che mi aspettavo. Però ce l'abbiamo fatta, abbiamo il plesio che ci è salito a 123. Ah, però non me l'aspettavo, ok. Allora, Lillo, vieni subito nella sfera poiché me ne voglio andare da qui. Molto bene. Dov'è il... la bustina? Ah, eccola qua. Perfetto. Dove sei il rospino? Vieni, vieni qua, ok. E ce ne andiamo alla velocità della luce, perché non ho più voglia di stare sott'acqua. Allora, qua fuori ci sono altri 3 plesio, mi sembra. E ora, io non sto dicendo che Ark abbia un problema di spawn, però penso che Ark abbia un problema di spawn, perché ci sono 3 femmine livello 83. Ciao, guarda, qua ce n'è una. Vediamo se riusciamo a inquadrarla. Eccola, un'altra femmina 83. E le altre due, gli altri due che girano qua attorno sono tutti plesio femmine livello 83. Va bene. Non poniamoci troppe domande. Andiamo semplicemente via, via, veloci, veloci, veloci. Voglio tornare all'asciutto in maniera molto molto rapida. Nel frattempo che il plesio si addomesticava, ci siamo anche dovuti andare a riparare le bombole, perché ovviamente nel frattempo si erano disintegrate, perché sia mai che no, vero? Ok, vieni rospino, sei stato utile, fantastico come al solito. Meraviglioso. Togliamoci in fretta tutto. Oh, lo so, Ginettura, ci morirai congelato, porta pazienza. E il nostro Quetzal dovrebbe essere proprio qua dietro, dietro questi alberi. Oh, alleluia, fuori dall'acqua, Dio che bello fuori dall'acqua. Non vedo l'ora di mettere Ginetto vicino al fuoco, perché poverino è congelato, congelato. Allora, ci siamo preparati la sella per il plesio, quindi direi di buttarci in acqua. E poi mi sa che questa zona diventerà nostra. Mi voglio fare la base marittima, diciamo, qui. Qui, mi piace molto molto tanto. Guarda la quantità immane di mante e di ittiosauri, che carini. Allora, vieni a me Plesio, ciao piccolo Plesio, aspetta che ti metto subito la sellina. Yeee, yeah, finalmente, mi ero dimenticata quanto era veloce il Plesio, che bellino. No, vabbè, oh, che bello, che bello, che bello. Come sono contenta, finalmente ne valsa la pena, dai, ne valsa la pena. Guarda gli ittiosauri che arrivano a curiosare, fatevi fatti i vostri ragazzi. Ma guarda lo squalo, cosa vuoi fare squalo? Ma davvero mi stai attaccando? Ma davvero mi stai attaccando? Cioè, il volo... Ma l'abbiamo lanciato fuori dall'acqua? No, scusa, che volo che gli abbiamo fatto fare, poverino. Ho beccato qualcosa involontariamente, scusi, era una manta. Scusi, manta, non l'ho fatta apposta. No, dai, lasciatemi quietare, lasciatemi quietare. Va bene ragazzoli, allora io direi che possiamo finirla qui. Prima di salutarci vorrei salutare tanto tanto Kevin Ren, un bacione e un super abbraccio. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbraccio a tutti, ciao ciao.